Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio piccolo laboratorio. Oggi faremo la recensione e l'unboxing del trapano a colonna della Parkside, modello nuovo PT-BM500E5. Questo va a sostituire il modello che avevo recensito l'anno scorso in questo periodo. Oggi è il 28 gennaio del 2019. Questo trapano a colonna lo troverete alla Lidl a 79,90€. L'anno scorso, il 29 gennaio del 2018, ho recensito il modello precedente nel quale si muoveva il mandrino. Questo trapano a colonna in realtà l'ho comprato io per un amico. Ho cercato di fare un accordo con lui proponendogli eventualmente, se questo trapano a colonna dovesse piacermi di più, provo a vendergli il mio, ovviamente ci perderò 10, 15 euro, 20 euro, vediamo come riusciamo ad accordarci. E possibilmente ad ora in poi troverete nel mio laboratorio questo trapano a colonna. Ha delle differenze col modello precedente, ha un puntatore laser, ha delle differenze sulle manopole, però sostanzialmente il trapano a colonna è quello. Quindi adesso lo apro, facciamo due prove, provo anche a fare un confronto con l'altro trapano, lo metterò affiancati, vedremo le differenze fra i due trapani a colonna, vediamo se hanno migliorato cambiando versione anche qualche caratteristica oltre all'aggiunta del puntatore laser. Quindi apriamo la confezione e vediamola. Prima di fare l'unboxing però leggiamo l'etichetta stampata sulla confezione. Da questa possiamo vedere che è un trapano a colonna adatto per perforazioni precise sul legno, metallo, plastica e ovviamente anche altri materiali che lo consentano. Ha una profondità del foro regolabile a piacere ed ha inclusa una scala graduata che ci permette anche di arrestare la profondità. Ha una trasmissione a doppia cinghia con 9 velocità di foratura regolabili. Il piano di foratura è regolabile sia in altezza che inclinabile su entrambi i lati ed ha una scala graduata. Ha due laser per la marcatura regolabile, quindi ci indica il punto esatto dove andremo a forare. Ha una morsa regolabile, ha una comoda leva per abbassare il mandrino con una molla di ritorno, ha un durevole motore a induzione e un pregiato mandrino, inclusa la chiave per i mandrini. Ha una protezione per i trucioli, che è ribaltabile ed è materiale plastico trasparente, un interruttore protetto e un arresto di emergenza sul lato anteriore. Lo spegnimento di sicurezza in caso di trasmissione aperta, quindi se noi apriamo il cofano praticamente delle pulegge, si arresta automaticamente il motore. Poi è una base in acciaio con dei fori passanti che ci permetterà pure di fissarlo sui banchi di lavoro. Il motore ha un assorbimento di 500 watt, la velocità è regolabile appunto su 9 livelli e va da un minimo di 500 ad un massimo di 2500. La corsa in discesa del mandrino va da 0, quindi la rotazione senza il nostro intervento sulle leve, fino a 50 mm. Il mandrino è il modello B16 ed ha un serraggio che va da un diametro di 1,5 mm fino a 16 mm. L'angolo di inclinazione del pianetto appunto di foratura e va da meno 45 quindi a sinistra più 45 a destra. Il massimo diametro di foratura per punta per legno è di 25 mm, 10 mm invece per l'acciaio. Il cavo per il collegamento elettrico è di 3 metri e sono incluse due batterie alcaline del tipo AAA da 1,5 volt per l'alimentazione del laser. Ok, allora incido e apro la confezione. Sulla parte alta troviamo il libretto di istruzioni, come sempre da leggere e conservare, la protezione per i trucioli in plastica, il mandrino, questo sarà il laser, il piano di lavoro, la base, le manopole per abbassare, la morsa, la colonna ed il corpo del trapano. Va bene ragazzi, procediamo con l'assemblaggio di tutto. Allora, per prima cosa dobbiamo ovviamente togliere le plastiche ed inserire il pianetto.
C'è da dire che sul modello precedente queste viti di qua non sono entrate facilmente come in questo, perché in quello c'era dello smalto, della vernice. Sulla filettatura ho dovuto faticare leggermente, però nulla di che, sono riuscito comunque a montarlo tranquillamente. Dopodiché si può installare direttamente il motore sulla parte alta della colonna. Questo già è il trapano a colonna praticamente assemblato. Una volta posizionato quindi il motore sulla colonna, tramite la chiave a brugola in dotazione dovremo stringere e fissarlo per bene alla colonna, cercando di metterlo il più possibile allineato. Perfetto. Questo è il trapano a colonna. Adesso rimane da montare il mandrino. Io non metto la protezione, non mi piace, non mi piace esteticamente, non la utilizzerei, sarebbe l'intralcio, quindi non la metto. Eventualmente potrei mettere solamente la parte alta e poi decidere se inserire il resto, ma no, nell'altro non c'è, non la uso, non lo metto. Va bene, inseriamo il mandrino. Per montare il mandrino abbiamo più possibilità, almeno ci sono diverse scuole di pensiero. Una è quella di utilizzare un martello in plastica o in gomma e colpirlo. Già così il mandrino non cadrà, già così è fisso. Poi utilizzandolo a poco il mandrino automaticamente subirà delle forze che cercheranno anzi di agganciarlo ancora di più. Quindi io con l'altro ho fatto così, mi sono trovato bene e anche con questo sto facendo così. Dopodiché rimane da montare le manopole. Queste sono le manopole completamente diverse dalle altre. La chiave per il mandrino va posizionata in questa incavatura. Ballerina provocherà un po' di rumore, eventualmente si mette un po' di nastro isolante per evitare che vibri troppo. Dopodiché metteremo il nostro sistema laser qua sotto. Per montarlo bisogna innanzitutto aprire il vano delle batterie, che si apre facendo scorrere verso l'alto questa linguetta, dopodiché ribaltando questa parte. In questo modo possiamo inserire le batterie che sono già in dotazione. Il laser era già acceso, questo è il sistema laser. Bene, vi faccio vedere come si monta direttamente. Il fascio che proietta è a croce. Allora, qua sotto ci sono una sporgenza ed un foro. Dobbiamo fare in modo che la prima sporgenza combaci praticamente con il foro senza filettatura qua sotto, mentre il secondo foro automaticamente combacerà con il foro filettato. La parte arrotondata invece andrà poggiata su questa parte di qua giù. Automaticamente, praticamente appena voi poggerete il sistema laser sotto al motore, facendo combaciare la parte rotonda dell'incavatura con la parte rotonda della base del motore, automaticamente combacerà perfettamente. Quindi utilizzerò la vite in dotazione e la bloccherò. Una volta montato praticamente risulterà così. Va bene, assemblato in ogni sua parte tranne la morsa, perché non la utilizzo comunque. Adesso possiamo provarlo, vediamo se si accende, come si comporta, come è uscito dalla scatola, quindi senza fare nessuna regolazione. Ok, abbastanza rumoroso, non va bene. Allora, il motivo è uno: arriva col motore praticamente lento. Per stringere il motore bisogna agire su questa leva che ci permetterà di arretrarlo, quindi in questo modo si allontana, si dà la giusta tensione alle cinghie che ora vi farò vedere, e dalla parte opposta c'è questo pomello che ci permette di stringerlo. Quindi arriva così, letteralmente lento. Se è il vostro primo trapano a colonna, sappiate che dovete far arretrare il motore, dopodiché stringere. A questo punto il motore rimarrà posizionato per bene dietro. Vediamo se adesso il rumore si è ridotto.
Ancora c'è qualcosa da sistemare. Vediamo bene. Allora, questo è il cofano, praticamente il vano all'interno del quale ci sono tutte le puleggia con le cinghie. Vediamo cosa troviamo all'interno. Perfetto, ci sono le cinghie, tutto ben pulito. Per cambiare le cinghie praticamente, quindi impostare una velocità differente, bisognerà allentare il motore, quindi svitare la vite che abbiamo allentato. In questo modo avanzeranno le puleggia, si potrà rimuovere la prima puleggia, dopodiché questa di qua, che ha un movimento libero, ci permetterà di regolarla a nostro piacimento, reinserire di nuovo la cinghia, cinghia che ci permette di impostare anche una velocità che è riportata qua, quindi rispettando poi la tabella stampata su questa etichetta possiamo capire qual è la velocità appunto da 500 fino a 2500 in base alla combinazione, come se fossero praticamente il cambio della bicicletta. Quindi faccio arretrare di nuovo il motore con la leva di poco fa, come vedete le cinghie così sono lente, arretrando il motore vanno in tensione senza sforzare eccessivamente, basta che siano tese, quindi non ha bisogno di chissà quale tensione. Dopodiché possiamo chiudere. Alla chiusura del motore interviene la pressione di un interruttore all'interno che consente la rotazione, perché all'apertura appunto un sistema di sicurezza impedisce la rotazione spegnendo il motore. Vi faccio vedere. All'apertura immediatamente si arresta, quindi posso chiuderlo. Ha delle vibrazioni qua sulla parte alta che fanno questo rumore. Provo a stringere per bene questa brugola, vediamo se questo ci aiuta a diminuire questo fracasso. Perfetto, quindi vibrazioni quasi annullate e motore fermo. Ok, ora c'è da vedere bene questo mandrino come si comporta. Si muove un po' troppo. Allora, dato che il mandrino non ruota perfettamente dritto, un sistema sicuramente funzionante è quello di utilizzare un pennarello, far ruotare il mandrino e marcare leggermente il punto in cui il mandrino oscilla. Quindi ti avvicini leggermente, vi dovete avvicinare leggermente al mandrino, il punto che verrà segnato sarà il punto verso cui il mandrino sporgerà. Vi faccio vedere come si fa. Ok, dove ci sono questi segni rossi praticamente è dove il mandrino sporgerà. In questo caso bisognerà colpire, come vedete qua è rosso, bisognerà dare dei colpetti sul mandrino in modo da spingerlo a raddrizzarsi, poi fare altre prove fino a quando il mandrino risulterà dritto. Per fare queste prove vi consiglio ovviamente di utilizzare un martello in plastica come questo e dare dei colpi e fare diverse prove. Dopo aver dato praticamente questi colpi, queste martellate sul mandrino, finalmente il mandrino ruota dritto. Vi faccio vedere che è praticamente preciso. Allora, prima di fare però una prova di foratura, vediamo di allineare il laser. Il laser si allinea ruotando queste rotelle zigrinate, sono una a destra e una a sinistra, da questa parte c'è il mandrino davanti, quindi non si vede, quindi una è qua, l'altra è qua. Spostandole riusciremo a decidere dove dovranno incrociarsi queste due linee, quindi il centro della punta del mandrino praticamente. Quindi abbassiamo il mandrino, facciamo un segno sul legno. Dopo aver fatto il segno, già la prima passa sopra al segno che ho appena marcato, la seconda andrà allineata ruotando appunto il pomello di sinistra. Perfetto, in questo modo sono perfettamente allineate dove andrà
a toccare la punta. Come vedrete, il mandrino al momento si muove, quindi ora vi faccio vedere anche la regolazione. Una volta impostata la posizione, dovremo regolare anche ovviamente il fissaggio di questo laser, che va fatto stringendo questa sorta di controdado che ci permette di bloccare la rotazione del laser, quindi avere sempre lo stesso punto di incrocio. Va bene, adesso vediamo tutto questo movimento. Può essere però evitato. Vi faccio vedere come si sistema. Allora ragazzi, ho staccato l'alimentazione elettrica, quindi svito questo vano, che è quello che ospita praticamente il sistema del blocco di emergenza, il fungo. Non ve l'ho fatto vedere, che si preme, premendosi interrompe la rotazione. Per riattivare la rotazione, anche premendo il verde, non partirà fino a quando noi non ruoteremo in senso orario, e quindi sganceremo di nuovo il sistema di blocco. Allora, svitiamo queste due viti che ci sono all'interno. Allora ragazzi, vi faccio una zoomata e vi faccio vedere cosa troviamo una volta aperto il nostro trapano a colonna. Guardando da vicino possiamo vedere che questa, che è la causa praticamente del movimento, dovrebbe essere la guida che si va a infilare all'interno di questa scalanatura sul canotto. In questo caso è arrivata addirittura già svitato. Questo ci permette di praticamente regolare il movimento, perché questa parte finale di questa vite combacia perfettamente con questa rientranza del canotto, quindi noi dobbiamo avvitarla in modo tale da toccare letteralmente il canotto anche a mano. In questo caso già non si muove più il movimento che aveva poco fa, così non c'è più, però in questo modo con le vibrazioni purtroppo si sviterebbe, quindi abbiamo bisogno di questo controdado da avvitare che lo blocchi. Solo che avvitandolo automaticamente avviteremmo anche la vite, quindi dobbiamo fare un gioco di regolazione di questa vite. Con il cacciavite dovremo tenerla praticamente serrata nel modo giusto, e con la chiave invece dovremo stringere il bullone. Se io allento questa vite, adesso il mandrino risalirà. Perfetto, quindi lo abbasso, lo stringo in modo tale da consentirmi il movimento senza frenare la discesa, un minimo di resistenza, però dobbiamo sentire che oppone appena appena un po' di resistenza, ma che possa risalire perfettamente. Poi si scaverà una sua strada praticamente, e quindi non si muoverà più. Allora, lo stringo per bene. Perfetto. In questo modo, muovendolo su e giù, lui ritornerà nella sua sede. Perfetto, non c'è più alcun movimento. Facendo questa manovra annulliamo totalmente il movimento del nostro mandrino. È immobile, letteralmente immobile. Il movimento che vedete è il movimento di tutto il motore praticamente. Lui è perfettamente immobile. Va bene. Ragazzi, però io in questo video devo salutare tre persone, ci tengo davvero particolarmente. Uno è Gianni che ha un canale pure su YouTube, Gigi Garage, anzi vi lascerò il link, lo sta lanciando adesso praticamente, l'ho aperto da poco, quindi sta caricando i suoi primi video, e vi invito ad iscrivervi anche al suo canale in modo a farlo crescere rapidamente. Poi voglio ringraziare e salutare Nazareno, sempre gentilissimo, responsabile della filiale di Agrigento della Lidl, e poi Francesco Ruggero, che è un utente che mi ha mandato dei saluti nel canale, come fate in tantissimi di voi, mi ha chiesto di salutarlo in uno dei miei video, quindi ciao Francesco, ciao Nazareno e ciao Gianni Buro. Continuo con la recensione. Allora, adesso proviamo anche a vedere se praticamente il pianetto è in squadra. Perfetto, così ho calibrato a 0 gradi pianetto, vediamo sulla colonna. Sulla colonna praticamente è quasi 90 gradi. Perfetto. Va bene, quindi su questo pianetto e colonna sappiamo che lo squadro di 90 gradi c'è sicuramente. Adesso dobbiamo vedere invece se col mandrino abbiamo lo stesso rapporto, quindi
inserisco una punta e faccio questa prova. Questa è una punta della Bosch, vediamo se è messa. Sì, 89 e 80. Allora, facciamo un'altra prova, vediamo quanto si flette il pianetto facendo forza con la punta. Per ora ha un minimo di gioco, quindi non è a perfetto contatto. Lo abbasso leggermente, vediamo quanto si flette. Facendo parecchia forza si flette di 0,40, quindi la flessione effettivamente c'è. Adesso invece vediamo l'inclinazione del pianetto e se rispetta i gradi che noi impostiamo tramite questa scala graduata che c'è qua sotto. Per poter regolare l'inclinazione del pianetto bisogna svitare questo bullone di qua con una chiave 19, quindi una volta allentato potremo regolare la sua inclinazione. Perfetto. Allora, impostiamolo sullo zero, in questo modo sulla nostra scala graduata. Qua dietro siamo sullo zero. Questa scala graduata in corrispondenza della tacca indica lo zero, quindi posso calibrare il nostro goniometro digitale. Perfetto, così è zero. Impostiamo il goniometro, la tacca su 30 gradi e qua ci indica 29,60, quindi ci siamo quasi. Essendo una cosa molto approssimativa, in questo modo è quasi centrato. Vediamo, 30 gradi esatti. Vediamo con i 45 gradi. Ok, questa così la tacca perfettamente centrata. E qua invece da 47,1. Quindi bisognerà sempre munirsi di un apparecchio del genere, perché per metterla a 45 gradi, rispettando praticamente quello che dice il goniometro, per essere a 45 gradi bisogna metterlo in realtà a metà esatta fra 40 e 45, quindi non abbiamo questa precisione sull'inclinazione. Da questo lato invece, guardando la tacca centrata sul 30, saremo a 27,9, e così la tacca è perfettamente centrata con i 30 gradi. Da questa parte ci sono sia la scala graduata che indica 30 gradi esatti, però il nostro goniometro ci dice che non siamo assolutamente a 30 gradi. Va bene, quindi la regolazione va fatta purtroppo con altri mezzi e non guardando la scala graduata sulla parte posteriore. Per regolare l'altezza del pianetto basterà allentare questa vite, regolare la nostra altezza, dopodiché stringerla. Adesso invece vediamo l'escursione del mandrino, quindi come regolarla. In questo modo avremo un'escursione di 50 mm, come previsto appunto dalla scala graduata, e scala graduata che si può modificare agendo su questa manopola. Svitandola, questa ghiera ruoterà. E da questa potremo decidere quanto potrà scendere il mandrino. Quindi 0, in questo caso bloccando il mandrino rimarrà fermo, non potrà andare verso giù. Invece allentandolo e impostandolo, che so, su 15 mm, avremo un'escursione del mandrino di soli 15 mm. A quel punto si bloccherà, non potrà andare più in basso dell'escursione che abbiamo impostato noi. La scala graduata si riferisce alla profondità che raggiungerà il mandrino, ma questa distanza, che comunque rappresenta la profondità di un centimetro come escursione del mandrino, non ha un centimetro come dimensione reale riportata sulla scala. Quindi questo è il riferimento, però non dobbiamo pensare che questa distanza sia la distanza che poi avrà il mandrino. Se qua noi impostiamo 30 mm, quindi 3 cm, in realtà qua ci saranno circa 5-6 cm, ma la discesa del mandrino sarà di soli 3 cm. Quindi questa profondità non corrisponde alla distanza che c'è dallo 0 ai 30 mm riportati sulla scala. Quindi questa è l'impostazione dell'escursione del canotto, quindi del mandrino di conseguenza. Va bene ragazzi, io ho finito con la recensione del trapano a colonna, il nuovo trapano a colonna della Parkside.
alla fine si comporta bene. Finalmente sono riuscito a raddrizzare il mandrino. Vi garantisco che il mandrino adesso gira perfettamente dritto. È un trapano a colonna che ha le stesse caratteristiche praticamente di quello di prima. L'unica differenza a questo punto è sulle manopole, la plastica nera attorno al fungo di emergenza, il laser e la regolazione del motore, quindi che ha la leva, e poco altro. Non vedo grosse differenze, un pochettino di rifinitura sulla verniciatura, ma nulla di che. Alla fine il prodotto, diciamo, praticamente è lo stesso. Se avevate intenzione di acquistarlo e volevate un parere, il mio parere è positivo. Ha un'ottima escursione, non si muove più assolutamente, è fermo, il sistema della vite funziona, controllateli bene, perché questo era addirittura letteralmente svitato. E che dirvi, ragazzi, ringrazio di nuovo Nazareno, saluto di nuovo Gianni, Francesco Ruggero che me l'ha chiesto, poi Mascalzone Latino, Salvatore, tutti i ragazzi che ogni volta mi scrivete, mi seguite, siete così tanti che non ricordo il nome, perdonatemi se non vi saluto tutti. E basta, l'angolo è perfettamente in squadro per quanto riguarda la colonna, la punta, quindi il canotto e il pianetto. Ovviamente poi l'inclinazione purtroppo va fatta utilizzando dei sistemi che non sono sicuramente quello della scala graduata riportata sulla parte posteriore, perché non è assolutamente affidabile. Comunque io non ho mai forato con angoli di 45 gradi, ho sempre forato a 90 gradi, quindi con l'angolo esattamente in squadro. Poi in base alle esigenze personali ognuno lo utilizza per quello che gli serve. Io nel mio piccolo laboratorio mi diverto a fare a costruire qualcosa che richieda solamente il foro esattamente ad angolo retto. Va bene, ragazzi, quindi vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi farò vedere altri video e vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video se il video vi è piaciuto, attivare le notifiche cliccando sulla campanella qua giù, e ci vediamo per i prossimi. Ciao da Riccardo.